Paolo Mieli, Paolo Mieli, ottimo, ottimo profeta. Paolo Mieli è uno dei più potenti giornalisti italiani, uno dei più potenti giornalisti italiani, è un potentissimo opinionista politico e aveva fatto la sua profezia circa il Quirinale. Aveva detto che al Quirinale ci andava Mario Draghi. Beh, vediamo, sentiamo com'è la situazione, eh. Sentiamo, intanto ricordiamoci che qua c'è il marinaio dell'Antille, il marinaio dell'Antille, vedete, romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich, vedete, vediamo, sentiamo che bello, che bello, che bello. Sì, te lo confermo, anche se Draghi al Quirinale vuol dire che poi per Palazzo Chigi ci possono essere delle varianti. In questi giorni, per esempio, ho visto che cresce il nome di Vittorio Colao. Insomma, la mia profezia era sul Quirinale, o l'uno o l'altro a ruoli invertiti, ma era su Draghi, dico, casomai dovesse essere un altro, la Cartabia. Però per fare il governo può darsi che scelgano un politico come capo del governo. Io lo ritengo difficile, improbabile, nel senso che poi un politico significa uno sì e gli altri no. Non E è che ne allora gli puoi fare altri capi sette dei però di partiti profezie, vorrebbero delle e cose. a una ti devi fermare, ti abbiamo dato già la possibilità di invertire i ruoli, è che adesso me ne fai altre tre o Io quattro, ne ho non fatta. funziona così. No, no, adesso parliamo del governo. Se voi mi fate fare la Vabbè, però profezia ci anche avevi dei detto tutte e due ministri, ve ne le devo fare 50. Vabbè, lasciamo stare la profezia. Comunque, lui ribadisce, è Draghi il prossimo Presidente della Repubblica, al massimo potrebbe succedere che Draghi Cartabia invertano i Esatto. ruoli. Io questa c'ho e questa mi tengo. Nel frattempo, però, uno dei temi. Avete sentito, cari amici? Avete sentito, cari? Avete sentito, cari amici? Allora qua ci fermiamo. La cosa migliore, cari amici, la cosa migliore, sic stantibus rebus, è andare in libreria a comprare una copia del Marinaio dell'Antille, romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Qua si parla anche della notte dei lunghi coltelli, eh. Vedete, vedete, cari amici, Leonida Edizioni. Bravo, bravo Paolo Mieli, molto bravo. Sei bravo, tu sei il fondatore e colui che gestisce Rai Storia. E io vedo sempre il tuo programma, Paolo Mieli. Ok, Paolo Mieli, a te e a tutti voi tanti cari saluti dal marinaio delle Antille.